Basket, NBA, Cleveland e LeBron sotto shock, Irving vuole andarsene. Irving, lasciare i Cavs e uscire dall'ombra di James Mann dopo 6 stagioni, 3 finali e un titolo NBA, Irving ha dunque espresso l'intenzione di lasciare i Cavaliers che lo avevano indicato come prima scelta nel draft 2011, annunciando tale decisione direttamente al proprietario Dan Gilbert, la scorsa settimana. A 25 anni, Irving, già considerato uno dei migliori playmaker della NBA, avrebbe detto ai dirigenti di voler diventare un giocatore simbolo, intorno al quale funziona un team, e non dover condividere i riflettori con una star del calibro di LeBron James. E per confermare che non si tratta di un capriccio, Irving ha anche fornito un elenco di 4 squadre in cui vorrebbe giocare, appunto San Antonio Spurs, New York Knicks, Miami Heat e Minnesota Timberwolves. Secondo il canale televisivo, la priorità del cestista nella stagione 2016-2017 ha realizzato 25,5 punti di media a partita, sarebbe quella di raggiungere gli speroni texani, la squadra allenata dal leggendario Greg Popovich e incoronata campione per l'ultima volta nel 2014. Sebbene tale notizia abbia fatto il botto, c'è da dire che Irving non ha il suo destino nelle mani essendo sotto contratto con Cleveland fino al 2020 e, pertanto, non può essere scambiato, con uno o più giocatori e delle scelte del draft. Spetta dunque ai Cavaliers trovare una squadra interessata al giocatore in grado di offrire contropartite interessanti, considerando che l'ipotesi di un cambio di intenzioni di Irving sembra assai improbabile. LeBron deluso e sorpreso, si sente tradito dal giovane compagno meno in tutto questo LeBron James pare che abbia preso questa decisione come una pugnalata alla schiena. King James è sorpreso e deluso? Secondo ESPN. Dal suo ritorno a Cleveland nel 2014, dopo 4 stagioni e 2 titoli con la maglia di Miami, la superstar NBA aveva preso Irving sotto la sua ala protettiva senza smettere di lodare quello che volentieri aveva presentato come un amico. Il 12 giugno scorso, dopo la quarta fatale sconfitta nella finale contro Golden State, lo stesso Irving aveva assicurato che si vedeva al fianco del prescelto per lungo tempo. So che se continueremo il nostro cammino insieme, non avremo alcun limite, ho imparato molto accanto a lui e voglio continuare ad imparare, le parole del play. Che cosa è successo da allora per spiegare una simile inversione di tendenza? Il direttore generale dei Cavs, David Griffin, che gli era vicino, ha lasciato il suo posto a causa di controversie con il proprietario. Inoltre in queste settimane ha visto anche Stephen Curry firmare un mega contratto di 202 milioni di dollari con Golden State e James Harden prolungare con Houston che si è impegnato a pagare 228 milioni di dollari per i prossimi 6 anni, cifre che Cleveland può offrire solo a un giocatore, James appunto. Infine, e questa è forse l'informazione più rilevante. Irving avrebbe anticipato quel che sarebbe potuto accadere la prossima estate, nel luglio 2018 LeBron James può infatti recedere dal contratto con Cleveland e, i Lakers, alla ricerca della loro gloria passata, si sono già ben posizionati per ospitarlo. Di GK Knicks, per Anthony noi non abbiamo fretta meno i New York Knicks non hanno alcuna fretta nel prendere una decisione sul caso Carmelo Anthony, la stella della squadra che desidera trasferirsi agli Houston Rockets, che si sono rinforzati aggiungendo Chris Paul, ex Los Angeles Clippers, al leader James Harden. Lo ha sottolineato il nuovo direttore generale della franchigia.
che è ancora molto tempo davanti a noi, proseguiremo le nostre riflessioni e valuteremo tutte le opzioni aperte, poi la decisione a quel punto arriverà in modo naturale, ha spiegato Scott Perry intervistato da ESPN. Se qualcosa di conveniente per le due parti può essere trovato, lo faremo. In caso contrario, non succederà nulla, ha aggiunto Perry. Anthony, 32 anni, porta la maglia dei Knicks dal febbraio 2011 e dispone di un contratto che scadrà nel 2018-19, con un ingaggio di 26 milioni di dollari a stagione, che contempla una clausola che impedisce al club della Grande Mela di cedere il giocatore senza il suo accordo formale. Wall prolunga con Washington per 4 anni meno John Wall, playmaker statunitense, ha firmato un prolungamento del suo contratto con i Washington Wizards per altri 4 anni per 170 milioni di dollari, 145,8 milioni di euro. Lo ha annunciato lo stesso giocatore con un video pubblicato sul sito internet Uninterrupted. Secondo i canali TV TMT ed ESPN, il nuovo accordo entrerà in vigore dal 2019, Wall, 26 anni, ha ancora 2 stagioni a 37 milioni di dollari nel precedente contratto con i Wizards. Il regista è reduce dalla sua miglior stagione NBA, ha esordito nel 2010. Con una media di 23,1 punti e 10,7 assist a partita. San Antonio, nuovo contratto per Pau Gasol meno.